Ciao ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi voglio condividere con voi i 10 prodotti che ho utilizzato di più quest'estate, quindi i 10 prodotti must estivi, i prodotti che mi hanno accompagnato durante questa estate, che quindi voglio condividere con voi semplicemente perché è carino fare un recap dei prodotti che ho amato tantissimo quest'estate. Ovviamente, essendo estate, facendo caldissimo, soprattutto qui in Italia, io in estate non tendo a truccarmi tanto gli occhi, sugli occhi tendo a fare dei make-up molto semplici, quindi credo che il 100% di questi prodotti che ho qui sotto si tratta di prodotti per la base, ma se volete vedere le mie palette preferite, ne ho citate alcune nei miei preferiti di luglio e nei miei preferiti di agosto, quindi vi metto ovviamente i video qua sotto nell'info box dove potete vedere le palette, ma in generale questi prodotti sono prodotti per la base, perché sono prodotti che secondo me questi prodotti li utilizzavo tutti i giorni, ovvero le palette le utilizzavo magari qualche sera, qualche giorno, eccetera eccetera, quando volevo fare qualcosa di più speciale, ma questi prodotti li utilizzavo letteralmente tutti i giorni e mi hanno accompagnato in estate. Quindi, senza perderci chiacchiere, io direi iniziamo. Primo prodotto che ho amato tantissimo ed è stata una scoperta di quest'estate è stato questo primer della Peter Thomas Roth. Questo qui è il primer Skin to Die For ed è un primer mattificante che va a riempire i pori. Perché l'ho utilizzato? L'ho utilizzato perché non mettendo il fondotinta quest'estate o mettendolo pochissimo, diciamo di solito il fondotinta mi va a riempire leggermente i pori, se così possiamo dire. Quindi non mettendo il fondotinta la mia pelle era al naturale, se così possiamo dire, e quindi per andare a riempire i pori utilizzavo questo. E ragazzi, se non l'avete provato dovete provarlo, perché l'effetto foto shop di questo primer è qualcosa di allucinante. Inoltre, nell'ultima settimana di luglio, nell'ultime due settimane di luglio, prime settimane di agosto, lo utilizzavo tutti i santi giorni, non mi ha fatto mai uscire un brufolo, non mi ha fatto mai uscire uno sfogo. Quindi se avete un evento speciale, un matrimonio, una festa, volete essere al top del top e volete che i vostri pori siano minimizzati, provate questo. Poi, secondo prodotto, ve ne voglio parlare molto velocemente perché l'ho già citato nei preferiti di agosto, quindi non voglio essere un po' ripetitiva, ma dovrei finire qui perché l'ho utilizzato letteralmente tutti i giorni. Non ce l'ho qui con me perché non è sopravvissuto alle pulizie di mia mamma, perché l'avevo lasciato in bagno, ovviamente ho lasciato la boccetta vuota e ovviamente lei ha pensato di prenderlo e buttarlo. Giustamente, ha ragione, una boccetta vuota perché dovrebbe stare lì, però quindi non ho la possibilità di farvelo vedere, ma ve lo metto qui in foto. Ed è questo prodotto della Drunk Elephant. È una sorta di primer abbronzante, bronzer liquido, se così possiamo dire. Quello che facevo io lo mischiavo con il mio fondotinta o con la mia BB cream, essendo che appunto in estate sono più abbronzata, la mia abbronzatura però ha una scadenza, non voglio quindi andare a comprare magari un fondotinta da 30-40 euro per usarlo solo per due settimane. Quindi con questo prodotto riuscivo ad avere la base abbronzata utilizzando però la stessa mia tonalità di fondotinta o di BB cream, eccetera eccetera. E un'altra cosa, è un altro modo in cui l'ho utilizzato tantissimo: mettevo il primer della Peter Thomas Roth e poi andavo semplicemente a mettere quello su tutto il viso, uscivo di casa quando appunto volevo una base super leggera perché magari faceva troppo caldo, in modo tale che così il mio viso e il resto del mio corpo fossero, diciamo, pari, perché il mio viso tende ad abbronzarsi di meno rispetto al mio corpo, anche perché sul mio viso ogni 20-30 minuti mi metto la crema solare, quindi il mio viso rimane sempre più bianco rispetto al resto del mio corpo. E quindi per andare a bilanciare il colore della mia pelle utilizzavo tanto questo prodotto. Veramente ottimo, non ha fragranza, non ha profumi, non mi ha fatto venire nessuno sfogo, mi è piaciuto veramente tanto. Terzo prodotto che ho amato tantissimo quest'estate, ma ho amato tantissimo, cioè da sempre, ve ne parlo da una vita, ma è un prodotto must per l'estate, è questo primer. Questo qui è un, diciamo, primer illuminante della Charlotte Tilbury, si chiama Hollywood Flawless Filter. L'ho amato tantissimo perché se volete un effetto luminoso ma non pesante, leggero, che non vi vada ad evidenziare i pori, che non abbia glitter, che vi dia solo questa luminosità, che vi faccia sembrare che la vostra pelle sia luminosa proprio così naturale, che non è il trucco ma è proprio la vostra pelle, dovete provare questo. Questo qui è stato un must della mia estate, anche qui l'ho utilizzato praticamente tutti i santi giorni. E ragazzi, io l'ho comprato l'anno scorso, quest'anno più o meno in questo periodo, credo di
averlo comprato verso settembre e ce n'è ancora di prodotto. Cioè questo qui è il classico prodotto di Charlotte Tilbury che vale la pena comprare, perché lo comprate ma vi dura una vita e mezza. Cioè io lo utilizzo quasi tutti i giorni, ce n'è ancora, non so quando finirà perché sembra infinito. Prodotto che ho utilizzato soprattutto nelle serie d'estate è stata questa BB Cream della NYX. Questa qui è la NYX Bare With Me Tinted Skin ed è appunto una BB cream molto leggera, però comunque non è acqua lavata, ha un po' di coprenza, veramente ottima. Non la consiglierei a chi ha una pelle grassa perché a fine serata mi si lucida un po', ma a tutte le altre pelle la consiglio. Non mi ha fatto venire nessun sfogo, perché diciamo che ogni volta che io provo nuovi prodotti per la base sono sempre titubante perché ho paura che mi faccia venire degli sfoghi. Non è stato il caso di questa perché non è comedogenico, non ha fragranza, veramente ottima. La prima scoperta in casa NYX, mi è piaciuto veramente tanto. Se non l'avete mai provato io ve lo consiglio, se appunto vi piace un effetto leggero. Ovviamente se vi piace l'effetto full coverage, quella non è la cipria per voi. Quinto prodotto è prodotto che ho amato tantissimo quest'estate, ma che continuerò ad utilizzare anche d'inverno, è questo correttore della Make Up For Ever. Questo qui è il Make Up For Ever H Ultra HD correttore. Questo qui è stata la rivelazione secondo me dell'anno per quanto riguarda me, per quanto riguarda il correttore. È veramente valido, è leggero ma coprente, lo posso utilizzare su tutto il viso quando non volevo mettermi il fondotinta, lo posso utilizzare quando non metto niente sul viso, quindi non si vede la differenza tra la mia pelle e il correttore. È un correttore ottimo, lo utilizzo anche qualche volta come primer, quindi se vado in vacanza e magari non mi posso portare una valigia gigante, invece di portarmi il primer, visto che mi porto il correttore, utilizzo questo come correttore. Funziona benissimo, il trucco mi dura anche degli occhi tantissimo. Questo qui è stato forse una delle scoperte più piacevoli per quanto riguarda il mio 2019, l'ho utilizzato tutti i santi giorni d'estate e quando sono venuta in Italia, tipo a metà luglio, sono andata a comprarmi la tonalità estiva che è la 30, però d'inverno io utilizzo la 22, che ovviamente ho e che utilizzerò tantissimo quest'inverno, ma questo qui è stato il mio must correttore estivo. Altro correttore must estivo che assolutamente devo citare, ed è il must estivo perché quello della Make Up For Ever ha tonalità che mi permettono di utilizzarlo d'inverno, quindi sarà tipo il must dell'anno. Questo qui è solo un must estivo, ma è iper valido. Se avete la possibilità di prendere questo correttore, andate a prenderlo. E vi dico se avete la possibilità è perché le tonalità sono scure, ovvero questo qui è la tonalità Fair. Questo qui è nella tonalità Fair, ma vi faccio vedere che di Fair ha ben poco, perché vedete non è assolutamente chiaro. Cioè se io ora vi faccio vedere questo qui è appunto quello della Becca, questo qui è il mio correttore della Make Up For Ever tonalità invernale, e vedete, non so se si può vedere la differenza tra questi due correttori. Capite che questo correttore io d'inverno non posso utilizzarlo perché sono di questa tonalità, questa qui è la mia tonalità invernale, quindi questo qui lo posso utilizzare solamente d'estate, ma appena arriva maggio o giugno è uno dei pochi correttori che utilizzo. Questo qui ormai è un must, forse da 2-3 anni lo utilizzo tantissimo, va a coprire, comunque è abbastanza coprente, non è anche qui super coprente ma copre abbastanza. Anche qui non si vede la differenza se non metto niente sul viso, se vado solo a metterle nelle occhiaie non si vede la differenza tra il prodotto, perché il prodotto ha una texture molto sottile, veramente uno dei migliori prodotti. Secondo me questo qui è uno dei migliori prodotti Becca mai usciti, se non l'avete ancora provato dovete provarlo. Altro prodotto che ho utilizzato e amato tantissimo quest'estate, ma l'avete visto in tutti i tutorial, ve ne ho parlato tantissimo, è questa cipria della CoverFX. Questa qui è la CoverFX Perfect Setting Powder, qui è la classica cipria, anche qui effetto Photoshop, cioè praticamente questa combo
Primer Peter Thomas Roth, e questo qui è praticamente l'effetto Facetune sul vostro viso nella vita reale. Provare per credere, sono veramente fantastiche. E altra cosa fantastica, a parte che mi piace l'effetto della cipria, non mi fa flashback, è ottima. La cosa fantastica è che io questi 4 grammi di cipria, cioè questo barattolino, lo utilizzo da maggio, e da maggio che lo utilizzo tutti i santi giorni, e ragazzi, ho ancora un sacco di cipria, ho secondo me ancora metà boccetta di cipria, quindi vi lascio immaginare che non dovete pensare ah ok, questa qui è una cipria che costa di più, quindi, perché ovviamente costa di più, però questa qui su Beauty Bay una ragazza mi ha scritto che costa solo 8 euro, quindi vi dico, invece di magari andare a spendere e comprare 150 ciprie economiche low cost che magari costano 2-3 euro, comprate questa, vi costa 8 euro, vi dura un sacco di mesi perché non avete bisogno di tanta ed è veramente valida e cambierà il vostro make up in meglio, fidatevi di me. Altro prodotto che è stato il prodotto dell'estate, la rivelazione, anche qui uno dei prodotti migliori dell'anno, e li vorrò tutti i colorazioni, le colorazioni, e sono i blush della Daniel Sandler. Lo so che dalle boccette sembrano uguali, ma questo qui che è spicy è molto più corallato, magari ve lo faccio vedere così, perché dalle boccette sembrano uguali. Però fidatevi che non sono uguali. Io ho la colorazione Spicy, che è il colore più corallato, mentre Glamour è il colore più, diciamo, intenso, se così possiamo dire. Quindi qui abbiamo Glamour, che è più intenso, mentre qui abbiamo Spicy, che è il colore più corallo. Questi blush sono la vita. So che un sacco di voi li avete comprati sotto mio consiglio, che vi siete trovati benissimo. Sono a lunga durata, sono leggeri, sono facili da sfumare, durano tutto il santo giorno, sono la vita. Cioè questi qui sono la migliore, secondo me, formulazione in crema per quanto riguarda blush, perché c'è da dire che molti prodotti in crema non sono adatti a tutte le tipologie di pelle, ovvero molti prodotti in crema hanno quella consistenza burrosa, cremosa, hanno comunque degli oli all'interno, quindi tutte le ragazze che hanno la pelle grassa non amano utilizzare questi prodotti, perché ovviamente non volete andare a mettere più prodotti con oli sulla vostra pelle. Questi qui non ce li hanno, o secondo me se ce li hanno non sono in così grande presenza, sono veramente ottimi, quindi questi qui li posso consigliare veramente a tutti, super giovani, pelle grassa, pelle acneica, pelle sensibile, diversamente giovani, la vita, sono stati i miei prodotti preferiti e gli unici blush che ho portato in vacanza, sia in Sardegna che in Calabria che in Portogallo, cioè gli unici blush che ho portato. Poi, altro prodotto che ho amato tantissimo quest'estate, ma anche qui non è una novità, è questa palette di Natasha Denona. Questa qui è la Tan Palette, ed è questa palette qui, e praticamente abbiamo un prodotto in crema, un colore bronzo, e questa parte è divisa perché appunto il prodotto in crema così non si va a mischiare con gli altri prodotti, poi abbiamo un bronzer e un illuminante. Questa qui è stata una palette fantastica, soprattutto per le vacanze, perché è una palette molto molto versatile, riesco a creare un trucco occhi con questo prodotto in crema, questo qui lo mettevo nella piega, questo qui poi diventava il mio bronzer, questo qui diventava il mio illuminante, ma anche il mio illuminante per l'angolo interno. Veramente un'ottima palette, non è una palette che io consiglio a chi è chiara di pelle, ovvero se voi siete super super chiari d'inverno, questa palette è un po' troppo a mio avviso, a me piacciono dei colori un po' più soft per l'inverno, quindi questo bronzer io non lo utilizzerò a dicembre, gennaio, quando sono in Canada e ci sono tipo meno 30, oh mio Dio, solo a pensarci mi viene a piangere. Comunque se siete però più scure, se siete più scure di tonalità, se avete una carnagione media, questa qui è secondo me un'ottima palette da avere, e anche qui è una palette fantastica, passepartout, quindi se non vi truccate tanto, questa qui è fantastica, tipo questa qui è la palette perfetta per mia mamma, lei è molto più scura, non ama tanto truccarsi, quindi il colore in crema è perfetto, perché se lo mette con le dita, al bronzer, all'illuminante, cioè in questa palette ha tutto, veramente ottima palette che ho utilizzato appunto tantissimo quest'estate. Per quanto riguarda l'illuminante che ho utilizzato di più quest'estate, il premio illuminante più utilizzato di quest'estate va all'illuminante della NARS. Questo illuminante è stato fantastico,
classico per l'estate, ma lo continuerò ad utilizzare assolutamente. È questo bellissimo colore, non so se si potrà vedere, ma appunto è questo bellissimo colore. Ma la ragione per cui l'ho utilizzato tantissimo quest'estate è perché questo qui è l'illuminante in polvere più a lunga durata che io abbia mai provato. Cioè questo qui ha battuto tutti gli illuminanti per quanto riguarda durata, non per quanto riguarda tonalità, perché la mia tonalità preferita di illuminante di sempre sarà e per sempre sarà questo illuminante in edizione limitata dell'Anastasia Beverly Hills, ma questo qui come lunga durata è assurdo, perché veramente lo mettevo la mattina con il caldo, 40 gradi, comunque la sera l'illuminante era ancora lì, veramente valido. Costa, perché costa, però anche qui è un investimento, avete praticamente 14 grammi di prodotto, questo illuminante vi durerà per 30 anni, perché ha voglia di andare a finire un illuminante così. Se tutti gli illuminanti che mettete non vi durano, se tutti gli illuminanti mettete e poi vi svaniscono, vi consiglio di utilizzare questo qui, perché è veramente a lungo durata. E poi ragazzi, ultimo prodotto che ho utilizzato tantissimo quest'estate, anche qui l'ho utilizzato praticamente sempre, e questo qui l'ho scoperto grazie a Giulia Cova, è questo setting spray della Cover FX. Questo qui è High Performance Setting Spray ed è appunto un setting spray. La ragione per cui l'ho utilizzato tantissimo è perché questo qui è un setting spray senza alcol, non mi ha fatto uscire nessuno sfogo, l'ho utilizzato di più anche perché, sapendo che non ha l'alcol, lo utilizzavo diciamo con più leggerezza. E questa boccetta l'ho utilizzata per tutta l'estate e non mi è ancora finita. Ormai mi è quasi finita, perché appunto sono 30 ml, ma mi è durata tantissimo. Quindi anche qui, se come per la cipria, prendete la taglia travel size, vedete come vi trovate. Se poi veramente vi piace, investite nella taglia più grande, ma non c'è assolutamente bisogno di farlo, e io è questo quello che vi consiglierei, di prendere le travel size, anche perché le aziende continuano ad uscire con 250 miliardi di prodotti, quindi non c'è neanche bisogno di andare a comprare la taglia full. Niente, quindi spero di essere stata più veloce della luce, di avervi mostrato nella maniera più veloce possibile ma più esaustiva i miei prodotti preferiti di quest'estate, quindi i miei 10 must prodotti estivi. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro must delle estate. Sarebbe secondo me troppo carino fare un video dove provo i vostri must dell'estate, non lo so, magari se scrivete tantissimi commenti e riusciamo a creare una full face con i vostri commenti, magari lo posso fare e sarebbe appunto una cosa divertente. Comunque ragazzi, io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!